campo dell'oscuramento. Poi una cosa che magari merita di essere visto quando venite qua durante la seconda pausa è guardate un riflesso. Io vedo la luce là e io riesco a far andare via il riflesso con questo, è molto bello. Per esempio io qua ho il riflesso un po' della luce sulla lavagna e vedo me, beh oddio non è granché come effetto perché la luce non è, qua si vede benissimo. I pescatori, se andate a vedere del pesce, volete pescare, andate con un filtro Polaroid, magari gli occhiali Polaroid, perché vedete attraverso l'acqua senza essere un po' infastidite dal riflesso della luce sulla superficie, vedete i pesci sotto magnificamente. Quindi guardate questo effetto qua, è molto, molto bello. Qua c'è il riflesso nella plastica, wow, riesco a far andare via il riflesso anche dal tavolo. Allora, cosa volevo dire? Ah sì, allora io ho due filtri, immaginate di averli messi, dunque su questo disegno, questo rappresenta la direzione di passaggio, quello che passa, quello che passa, questa è la direzione che passa, che passerà, filtrato. Filtrato, quindi questa direzione passa, questa non passa, e sono disegni un po' prospettici. Questo non passa, questo passa, d'accordo? Quindi questi disegni non sono dei più felici, preferirò a quasi quasi fare un disegno così, dove questo è il piano, questa è la direzione che passa, questa è la direzione che non passa, questo è l'altro piano, questo è quello che non passa. Questo è quello che passa. Adesso mando su questo un campo vettoriale, un campo elettrico, e supponete che il campo elettrico sia, che so, orientato, facciamo che sia inizialmente orientato così, quindi faccio in giallo. Ovviamente se la freccia gialla è orientata così, sta andando su e giù così, passa tutto. D'accordo? Quindi mi arriverà a valle del primo filtro un campo che è così. Quindi sul secondo filtro arriva così, ma di questo non passa niente, lo vedete? Viceversa, facciamo una variazione. Un attimo, faccio uno spazio, perché intendo usare un terzo filtro tra un attimo. Immaginate di mandare un campo che so che è così. Anzi, disegno solo la freccia. Questo è il campo, è una freccia. Eccolo qua. Questa è la freccia del campo elettrico. Quanta parte di quella freccia passerà? Passa solo qua quella parte della freccia che è nella direzione giusta. Quindi questo esperimento, tra l'altro, dimostra che il campo elettrico è un vettore, perché si comporta proprio come fanno i vettori. Questa è la parte che passerà, questa parte non passa, questa parte qua non passa, questa passa. Quindi avete questa che è passato, ovviamente non passerà qua, che discorsi? Perché quello che questo filtro fa è di far passare solo la roba che è orientata così, ma la roba che è orientata così non passa il secondo, quindi di qua voi avete il vettore nullo, d'accordo? Semplice. Se invece questo è orientato in un angolo diverso, per esempio, questa è l'orientazione che ho, facciamo così, allora questa è la direzione che passa, un ortogonale non passa. Quindi se io mando una freccia così su questo, solo questo mi passa, ma questo qui quando lo metto qua una parte passerà, no? Perché la parte che passa qual è? È questa parte che passa, questa parte passerà, mentre questa non passa. Quindi qua io ho un vettore che è così, dov'è il giallo? Che è così. E questo è diverso dal buio. Quindi quando è che vedrò la stessa energia di qua? Quando è che vedrò la stessa quantità di energia sbucarmi da quello che ho mandato? Quando i due filtri sono nella stessa direzione.
perché se questo è messa così, chiaramente questo passerà totalmente. Siete d'accordo? Adesso infiliamo un terzo filtro e per farlo avrò bisogno della mano di quel, avrò bisogno di una mano. Vediamo prima di anticipare quello che succede. Questo è un filtro che polarizza in questa direzione. Questo è un filtro che polarizza in questa direzione. Quindi a priori quando io mando della luce qua non dovrei avere niente qua, perché quello che passa, questo, non passerà quello. D'accordo? Ma adesso mettiamo un altro filtro qua in mezzo che abbia un'orientazione intermedia, che so, questo angolo qua. Quindi passa questo e non passa questo, d'accordo? Allora, ecco la mia luce sparata a caso. Eccola qua. Arriva qua. Quanta di questa passa? Passerà questa. Quindi qua ho questa luce. Va bene? Beh, lo disegno qua. Eccola qua. Quanta di quella passa il secondo filtro? Passa questa. Quindi qui ho questa freccia. Quindi questa qua quanta passa? Passa questa. Quindi qua è diverso da zero. Cioè infilare il terzo ho qualcosa di diverso da zero. Togliendo il terzo questo diventa zero. Se erano predisposti il primo e il terzo a dare zero, infilando un secondo, mi torna la luce. Vogliamo tentare di farlo? Ho un terzo filtro qua, però questo è più difficile perché io posso solo tenerne due e un vostro compagno venire qua, forse ci riesco da solo, vediamo un attimo. Prima oriento questi in modo da aver buio. Direi che è abbastanza buio, siete d'accordo? Difficilmente riuscirò. Non ci riesco. Aspetta. Eccolo là. Non ci riesco, non riesco a tenerlo. Riuscite a vedere? Sì. Qualcuno non lo vede? No. L'avete visto? Durante la pausa venite qua a farlo. Cioè avrò questo, magari è buio pesto, ma qua c'è luce. Questo è il primo e il terzo e questo è il secondo. Fatelo qua, è difficile perché ho solo due nani. E purtroppo il proiettore, se il proiettore funzionava negli anni passati si faceva un attimo. È interessante questo fatto. Questo è il primo, questo è il terzo. Il primo e il terzo sono predisposti a essere 90 gradi. I filtri sono, filtrano, polarizzano in direzioni perpendicolari. Quindi qua dovrei avere un buio pesco. Ma infilo un terzo e riesco a ritornare alla luce. D'accordo? Fatelo. Questa scomposizione trigonometrica è la dimostrazione che il campo elettrico è un vettore. Qua ho usato la scomposizione dei vettori. Sì o no? Va bene, andiamo avanti. Ok, voglio tornare a disegnare i famosi cerchi. Voglio fare una naturale generalizzazione di questa. Questa è la versione che abbiamo discusso stamattina e voglio fare questa. E voi dite, oh, cos'è sta roba? Quindi,
Facciamo U di K, poi vi spiego tra un attimo. Anzi, facciamo un versore che è perpendicolare, perché deve essere chiaro che questo è un versore che è perpendicolare alla direzione di propagazione, perché è un'onda trasversa. Le onde elettromagnetiche nel vuoto non sono onde di compressione, perché darebbero divergenze verso zero, invece sono onde trasverse, d'accordo? Questo versore che direzione ha? La polarizzazione di questo campo elettrico non è ben specificato, ma voglio che sia chiara una cosa, che è perpendicolare alla direzione di propagazione. E qual è la direzione di propagazione? Questa è la generalizzazione che voglio trattare. Qual è la direzione di propagazione? La direzione di propagazione è data dalla direzione di questo vettore qua. È un vettore adesso, cioè quello che era qui una grandezza, k, con la dimensione di una lunghezza meno 1, qua lo faccio diventare un vettore. E qual è la lunghezza d'onda dunque? La lunghezza d'onda prima era 2π fratto k, qua diventa lambda uguale a 2π fratto il modulo di k. Questo k viene chiamato il vettore di propagazione e vi dice la direzione di propagazione. Adesso voglio spiegarvi come funziona. Quindi questo signore qua, la direzione del vettore, è perpendicolare a quella direzione data da k. Quindi quando voi guardate questo, qual è la direzione di propagazione? È un vettore che è nella direzione di k. Qual è la lunghezza d'onda? È 2π diviso il modulo di k. Qual è la periodicità? Qual è la frequenza? La frequenza, come al solito, è questa qua, d'accordo? Ma la lunghezza d'onda, eccola qua. Adesso voglio spiegarvi questo con il mio metodo dei cerchietti, ok? Quindi un po' di pazienza, vediamo se riesco a spiegarlo. Faccio una versione semplice. Non ho fatto altro che scrivere esplicitamente cosa io intendo per il prodotto scalare tra K e R. R è il vettore posizione del punto matematico e K è un vettore che ha componente X, Y e Z. Ok? Uso la proprietà degli esponenti. Questo lo scrivo come E alla I KX per X, E alla I KY per Y, E alla I KZ Z, è alla I omega t, cioè il segno meno, perché ho deciso di mettere il segno meno là. Quindi ho quattro numeri da zero. Facciamo una versione semplice dove non c'è una dipendenza da z. Quindi la versione semplice è questa qua: è alla I k x x, è alla I k y y, è alla meno I omega t. Perché io questo lo posso disegnare. Disegnerò il piano XY. Chiamiamo questo, che so, la direzione X. Questa è la direzione Y. Il tempo non lo posso disegnare e farò una istantanea e poi aggiorneremo l'istantanea. Cioè faremo passare del tempo. Quindi disegno una schiera di numeri di Euler. 1. A parità di coordinata y disegnerò dei numeri di Euler lungo la direzione x, poi un'altra y disegnerò altri cerchi, comincio a disegnarli. Quanti li disegnerò? Vedremo da quanto dura la mia e la vostra pazienza. Questi sono dei numeri complessi messi in un reticolo XY. Sono spaziati regolarmente in X e in Y. Fermiamoci qua, poi se mi servono altri disegnerò degli altri. Fa un po' schifo qua. Può andare bene, dai, credo che mi capiate. Deve essere chiaro cosa ho fatto. Questi sono numeri di Euler che hanno lo stesso valore di Y.
lo stesso valore di Y e hanno diversi valori di X. Questi sono numeri all'ero che hanno lo stesso valore di X e diversi valori di Y. È chiaro? Adesso voglio disegnare questo numero di Eulero qui a t uguale a 0. T uguale a 0. Quindi voglio questa istantanea. Quindi questo lo chiamiamo x uguale a 0, questo è y uguale a 0. Questo punto qua è x0, y0. In quel punto a cosa disegno? Beh, a t uguale a 0 questo vale 1, x uguale a 0 questo vale 1, questo vale 1. Quindi il mio numero di Eulero in questo punto qui è questo signore qua. Siete d'accordo? Sempre a t uguale a 0, adesso voglio disegnare questo signore che condivide lo stesso y ma ha un x diverso. Quindi t uguale a 0, questo è 1, la y non è cambiata, è sempre y uguale a 0. Questo invece sto aumentando la x. Questo aumentando la x, questo è il numero di Eulero che gira in senso antiorario. Supponiamo che nell'andare da qua a qua abbia girato un quarto di giro, perché sono facile da disegnare, no? Ovvio che questa è una licenza artistica. Ho girato in senso antiorario perché ho aumentato x, quindi il numero dell'ero sta girando così. D'accordo? Faccio un altro passo nella direzione x, alla stessa y. Quindi qua va così, va così, qua va così. Sempre a t uguale a 0, adesso disegno cosa succede nei punti che hanno questo valore di y. Allora, questo punto qui ha lo stesso valore di x di questo. Quindi, questo non cambia. Questo è sempre 1, ma sto aumentando la y. Quindi, aumentando la y, la freccia mi gira in senso antiorario. Per convenzione artistica, supponiamo che anche questo, nell'andare da qua a qua, mi giri un quarto di giro e lo fa in senso antiorario. Silenzio là in fondo. Quindi questa freccia si porta qui, questa si porta qui, questa si porta qui, giusto? E facciamo un altro. Quindi in senso antiorario mi ritrovo qua. Vedete che c'è una periodicità nella direzione y e ho una periodicità nella direzione x. Adesso riempiamo i cerchi. Credo che girare in senso orario sia più facile. Quindi nel girare in senso orario io devo partire da questo e parto da questo. Sono tutti in direzione antiorario, quindi non ho scelta. Questa qua, se io voglio passare da qua a qua, devo girare in senso antiorario questo qui. Quindi è così, d'accordo? Poi antiorario, mi ritrovo qui. Antiorario, mi ritrovo qui. Antiorario, mi ritrovo qui. Siete d'accordo? Ho sentito, almeno dalle mie parti, vuol dire no. Chi non è d'accordo, perché posso essere sbagliato. Sto aumentando, questi hanno lo stesso y, quindi non tocco questo, sto aumentando la x, aumentare x devo andare in senso antiorario. Quindi antiorario, 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 credo che sia giusto. Ok? Adesso vado a questi qua, di nuovo, stesso valore di y, sto giocando con questo, antiorario, quindi va qua, va qua, va qua, va qua, antiorario, va qua, va qua, va qua, va qua, giusto? Antiorario, va qua, va qua, va qua e va qua. Speriamo di averlo fatto giusto. Facciamo ancora qualche cerchio. Perché voglio che voi guardiate questo piano qua. Attenzione! Implicito in questo disegno è che le tacche y e le tacche x, le tacche y erano uguali. E quando io mi spostavo nella direzione x, mi giravo un quarto di giro, e spostandomi della stessa quantità nella direzione y, mi girava pure di un quarto di giro. Questo è il disegno che ho appena fatto.
Quindi ho appena fatto il disegno, attenzione, ho appena fatto il disegno con KY uguale a KX. Questo disegno è con questi due K uguali. Cioè, se questo delta Y e questo delta X sono uguali, cosa che era implicito, forse non l'ho detto, dovete immaginare un reticolo fatto con un reticolo con il passo X e il passo Y uguali. Sono metri, un tot di metri per di qua, un tot di metri di là. Dire che spostandomi in X mi gira un quarto di giro e spostandomi in un attacco uguale nella direzione Y mi gira pure di un quarto di giro equivale a dire che le cappe sono uguali. Siete d'accordo? Allora guardate questo qua, questo signore qua, questo signore qua, questo signore qua. Se il disegno fosse fatto bene, questi stanno su un piano, una retta in questo disegno. Adesso voglio fare un altro serie di cerchi perché voglio andare, eccolo qua, eccolo qui, questo è un altro, e voglio che sia chiaro dove sono gli altri. Forse non ho abbastanza spazio. Sto disegnando male, nel senso che sto propagando un errore nel disegno. Vedi qua i cerchi erano più vicini e stanno propagandosi. Allora, di nuovo dobbiamo continuare. Antiorario qua è così, antiorario qua è così, antiorario qua è così, antiorario è così, antiorario è così, antiorario è così, antiorario è così, 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 e così. Guardate questo qua. Ecco un altro. Questo è t uguale a 0. Qual è la distanza tra questo piano di tutti quei punti che hanno la fase a ore 3, fase a ore 3, fase a ora 3? Questa distanza qua, di quanto dovete spostarvi, vi dice una cosa: se volete trovare un altro piano a uguale fase, a fase ore 3, dovete spostarvi di là. E la distanza di cui dovete spostarvi si chiama lunghezza d'onda. Adesso, se io facciamo il disegno in un altro istante del tempo, in un altro istante del tempo, diverso da zero, accendiamo questo signore. Quindi tutte queste frecce devono essere girate in senso orario. Quindi uso una freccia di colore diverso, in rosso, invece di frecce gialle, disegno frecce rosse adesso. Tutte queste frecce le devo girare in senso orario. E facciamo un intervallo di tempo dove la freccia gira un quarto di giro, ma in senso orario. Queste finora sono le frecce nell'istante t uguale a 0. Adesso tutte queste frecce vengono aggiornate al nuovo valore, che è la freccia girata di un quarto di giro, in senso orario. Quindi, questo qua diventa questo, questo diventa questo, questo il senso orario diventa questo, il senso orario diventa questo, il senso orario diventa questo, questo, aiutatemi a non sbagliare, senso orario diventa questo, senso orario, 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 guardate cosa sta succedendo! Allora 3 si stanno spostando, si è spostato. Ma in che direzione si è spostato l'orario 3? C'è un errore da che parte? Orario, 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 orario. Beh, continuiamo, poi vedrò alla fine. Questo è orario, 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 orario. Orario e di qua, giusto? Orario, orario,
Chi è? Guardate i piani a ora 3. Se ho fatto bene il disegno, il piano a ora 3 si è spostato. Eccolo qua. Passa per questo signore qui, questo signore qui, questo signore qui. Si è spostato in quella direzione. La propagazione sta andando di là. Non è nella direzione X di propagazione, non è nella direzione Y, ma è a 45 gradi. Perché è a 45 gradi? Perché le cappe sono uguali. Vi sfido, perché non ho nessuna intenzione di farlo da fame, eh? Vi sfido di fare il disegno dove, che so, la KY è uguale a due volte la KX. Fatelo, fatelo, fatelo. Se lo fate capirete quale sarà la direzione di propagazione. Dire che la KY è due volte la KX, cosa vuol dire? Vuol dire, se questo è il grafico delle fasi, se questo è il grafico con KX, KY ha pendenza doppia. Vuol dire che se voi vi spostate, se voi vi spostate nella direzione X e la freccia fa un giro di un quarto di giro, spostandovi della stessa quantità nella direzione Y, la freccia fa mezzo giro, fa due quarti di giro. Dire che questo è il doppio di quello vuol dire che fa due quarti di giro spostandovi nella direzione Y. Quindi le frecce gialle saranno diverse e quando fate passare il tempo, il dato, il piano viola, il linguaggio tecnico è che quel piano è il piano di ugual fase. Cioè il luogo dei punti che hanno ugual fase in questi esercizi sono dei piani. Il piano viola è il piano di tutti i punti che passa attraverso questo, questo e questo. Se il disegno fosse fatto bene in un reticolo per bene, vedreste meglio il disegno. Quindi lascio a voi il quaderno vostro farlo o di guardare nel PowerPoint. Quali sono i punti che hanno la stessa fase? Sono dei piani in questo esercizio. Quindi questa è la propagazione di onde piane. Sono chiamate onde piane non perché vanno lentamente, ma perché il luogo di punti a ugual fase sono dei piani. Poi nei corsi più avanzati sentirete parlare di onde sferiche. Cosa sono onde sferiche? Sono onde dove il luogo di punti a ugual fase sono delle sfere. O avrete forse onde cilindriche. Cosa sono onde cilindriche? Sono onde dove il luogo di punti a ugual fase sono dei cilindri. Queste sono onde piane. Tutti i punti su quel piano, su un dato piano, meglio dirlo al contrario, il luogo di punti che hanno ugual fase sono dei piani, cioè su questi piani, tutti i punti, la freccia è identica, il numero di Eulero è identico. Questi sono esercizi, queste problematiche di onde piane, piano nel senso che il luogo di punti di ugual fase sono dei piani, d'accordo? E vedete che quando la KY è uguale alla KX, i piani si propagano in una direzione obliqua, a 45 gradi, perché KY è uguale a KX. Se invece KY è due volte KX, volete, l'inclinazione sarà obliqua, ma non sarà a 45 gradi, sarà un rapporto di 2 a 1. D'accordo? Quindi vedete che questo K, come è fatto, vi dice com'è la direzione di propagazione. Va bene. Ci sono delle molte cose molto carine che si possono fare. La direzione di E la metto qua per il momento. C'è un certo vettore che viene modulato nel tempo e nello spazio con la legge di Eulero. Cioè, se non mi piacciono i numeri complessi, questo posso scriverlo così,
un'onda piana. Ok? Vedete che avete un vettore che viene modulato in maniera cosenoidale a seconda di dove si trova e di quanto tempo è passato. D'accordo? Quindi avete un vettore che è modulato da coseno. D'accordo? A me piace questa qua perché ci possono essere delle cose molto graziose che si possono fare. Nel vuoto cosa sappiamo? Nel vuoto sappiamo che la divergenza di E è uguale a zero. Quindi la divergenza di questa onda piana deve essere uguale a zero se questa ha la pretesa di essere un'onda elettromagnetica nel vuoto, un'onda piana nel vuoto. Allora, calcoliamo la divergenza. Quale sarà la divergenza? La divergenza cos'è? È uguale alla derivata parziale rispetto a x della componente x più la derivata rispetto a y della componente y derivata rispetto a z della componente z. Ok? Qua io ho i miei pezzi, quindi questo signore qui, questo posso ormai cancellare. La scrivo così. Anzi, mi fa un po' di spazio qua. Anzi, scrivo e espando questo, come l'ho fatto qua. Quindi questo è i kx a x e alla i k y y e alla i k z z e alla meno i omega t. Ok? Questa qua è una costante, non a caso c'ho il pedice. Questa è una costante, non dipende da x, y, z. La dipendenza da x, y, z in un'onda piana è qua. Salute! La dipendenza, lo ridico, la dipendenza da x, y, z in un'onda piana dove si trova? Si trova qua, qua, qua. Questi sono delle costanti. È una freccia che è modulata nello spazio e nel tempo a seconda della legge di Eulero, del numero di Eulero. Questi sono delle costanti. Questo è un vettore costante che viene modulato a seconda di dove siete e quanto tempo è passato. D'accordo? Ok? Quindi quando io vado a calcolare la divergenza, io devo fare la derivata della parte x rispetto a x. D'accordo? Quindi la parte x, per esempio, di questo, chi è? E questa è la parte x e questo che moltiplica questo, 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 quella è la parte x. La parte x dipende da y, z e da t oltre che da x, dipende da x, y, z e t. La parte y cosa sarà? Questo, vedete, non ho questo qua, questo cosa sarà? Cioè qual è la componente y di questo vettore? Qual è la componente y di questo vettore? La componente y è questo che moltiplica questo, 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 questo. Ok? Eccetera per la componente z e non la scrivo, la scrivete voi. Eh?
Quindi, qual è la divergenza di questa benedetta onda piana? Con molta pazienza, cos'è questo qua? Questo è, facciamo questo. Qual è la derivata della componente x rispetto a x? La dipendenza della componente x dalla coordinata x è solo qua. E qual è la derivata di questo? Ogni persona dovrebbe sapere qual è la derivata della funzione esponenziale. E quindi sarebbe i kx. Quindi questo qui è uguale a i kx per il vettore ex, non vi pare? Per la parte ex. Qual è questo? I ky e y. Qual è la derivata di questo? Sarà i kz e z. Vi sto chiedendo di fare la derivata di questo rispetto a x. Scende giù i kx e la derivata del resto non cambia, quindi è la funzione stessa, è e0x moltiplicato per i kx. Siete d'accordo? C'è qualcuno che non capisce quello che sto facendo? Non lo attribuite al fatto che la giornata è avanti, attribuite al fatto che lo state studiando, perché questo è cosa semplice. Se qualcuno non capisce, vuol dire che non sta studiando, non che è stanco. Questa è la verità. Non trovate scuse. Sto chiedendovi di derivare questo rispetto a x. Dovete fare la derivata di un'esponenziale rispetto a x. Quindi scenderà questo. Tutto il resto è immutato. Quindi è se stesso moltiplicato, pre-moltiplicato per il kx. La guardate questo e la scrivete con la notazione vettoriale, degni dello studente di ingegneria. E questo diventa esposto, questo che non mi occupa solo spazio, questo è uguale a i k prodotto scalare k. Ovviamente questo signore fa. E questo è un risultato che è veramente una figata. Perché? Se nel vuoto la divergenza di E deve essere uguale a zero, questo deve essere uguale a zero, e cosa concludete? Che k deve essere perpendicolare all'onda piana. Questa è la dimostrazione che un campo elettrico, un'onda elettrica, un'onda piana elettrica è perpendicolare alla direzione di propagazione. Questa è la dimostrazione che il campo elettromagnetico in onda piana è di tipo trasverso, perché perpendicolare a K. K è la direzione in cui si muove il piano. È la direzione nella quale si muove il piano. Il vettore E deve essere perpendicolare alla direzione di propagazione. Quindi questa è la dimostrazione che il campo elettromagnetico di un'onda piana è di tipo trasversale. Si fa ad esattamente 30 secondi questa dimostrazione, facendo l'uso del numero di Eulero. 30 secondi. Questo deve essere zero. Perché? Perché siamo nel vuoto. Per la peppa. Siamo nel vuoto, quindi deve venire fuori zero. Quello che è i k prodotto scalare E. Ma k, ci siamo convinti, ma dovete convincervi voi, con i famosi cerchietti, dovete convincervi voi di aver capito come funziona k. Io vi ho solo accennato a uno schema dove avete tutti questi cerchi, numeri di Eulero, e si, a seconda di dove siete, le frecce sono girate di un tot. Quando poi cambia il tempo, tutte queste frecce girano in maniera sistematica e dovete cercare il nuovo piano, il luogo dei punti che ha la fase che inizialmente avevate messo di mira, no? Preso di mira. Dove diavolo si è spostato quel piano che ha fase, non so, ore 15? L'andate a cercare, vedete che si è spostato. E la direzione in cui si è spostato dipende dai valori di k. L'esempio che ho fatto io è ky uguale a kx. Dovete convincervi nella pancia che se kx e ky avessero valori strani, un rapporto di 2 a 1, 3 a 1, 10 a 1, che il piano si propagherebbe nella direzione perpendicolare al vettore k. Infatti il vettore è scritto così, se io scrivo questo vettore qua,
se io scrivo questo vettore qua, che è un vettore che ha puramente componenti x, 0 e 0, qual è la direzione di propagazione? È quello che abbiamo fatto sin dall'inizio, era questo, no? Quindi, quando k è puramente nella direzione x, la propagazione è nella direzione x. Se qua avessi avuto questo, quale sarebbe stata la propagazione? Nella direzione y. Avrei avuto coseno di ky meno omega t. Se qua avessi avuto 0 e qua avrei avuto questo. E vedete che quindi k vi dà la direzione di propagazione. È semplice quando k è puramente in una direzione, ma quando k è in direzione ibride, kx, ky, la direzione di propagazione non è nella direzione x, non è nella direzione y, ma è nella direzione obliqua. E come è fatto k? Se questo è 1 a 1, allora è a 45 gradi. Se questo è 2 a 1, 1 a 2, cambia. Convincetevi di capire come cambia la loro direzione di propagazione a seconda di chi dei due è più grande. Per esempio, se questa la fate diventare grande, fino al punto da soverchiare questo qua, è come se questo diventasse 0, no? E quindi quando questo è molto grande, sta propagando nella direzione y. Quando questo è più grande rispetto, quando sono uguali è a 45 gradi, quando questo è più grande di quello vuol dire che propagano nella direzione che è obliqua, ma è più nella direzione x che nella direzione y. Convincetevi di aver capito cos'è k. Vi sfido di farlo. Questo vi dà la direzione di propagazione, quindi questa semplice dimostrazione vi dice che il campo vettoriale deve essere perpendicolare alla direzione di propagazione, quindi è un campo di tipo trasversale. Facciamo una breve pausa.